Dunque, proviamo a riprendere oggi il discorso che abbiamo iniziato ieri. Se ricordate, mi avete dato fiducia, non so quanto ben riposta, nel completare il lavoro che avevamo iniziato, di identificare i livelli di accesso minimi, no? Per poter accedere a ciascuna delle funzioni. E quindi ho fatto l'esercizio di andare a mettere i numeretti 1, 2, 3, 4 a fianco di ogni funzione, a seconda del livello minimo del ruolo dell'utente che poteva svolgere appunto tale funzione. Spero di non aver fatto errori, essenzialmente. Se vogliamo, le funzioni più critiche sono queste che vanno sotto la gestione delle aziende registrate, in cui ad esempio la registrazione di una nuova azienda può fare solamente un utente di livello 0, cioè gestore del sito. Possono esserci più, no, più di un utente di livello 0, ovviamente. Dopodiché l'utente di livello 1, che era il responsabile dell'azienda, o uno dei responsabili dell'azienda, può registrare una nuova sede dell'azienda stessa o modificare i dati dell'azienda adesso questo rileggendo non sono più tanto sicuro se questo sia un 1 o sia uno 0. Modificare i dati dell'azienda dopo che è stata creata. È il responsabile stesso che può modificare i dati della propria azienda, oppure è responsabile del sito a cui devo chiedere di fare le variazioni. In teoria dovrebbero esserci alcuni dati fissi e altri personalizzabili. Questo forse lo potremo decidere solo quando avremo un livello di dettaglio maggiore su questo punto. Modifica i dati di una sede, è il responsabile di sede che lo può fare. Avevamo detto che poi volevamo costruire un elenco di tutte le sedi, cioè più che delle sedi, scusate, delle aziende, a livello di promozione per far vedere quali sono i nostri clienti, e quindi questa è una funzionalità accessibile a tutti, no? A livello 4, pubblica. Poi la gestione dei sensori è demandata ai responsabili di sede, quindi. Questa era, se non sbaglio, una delle specifiche che c'erano già, no, nel documento testuale della settimana scorsa. Un utente normale non può, no, definire esiste un sensore nuovo, solamente il responsabile o uno dei responsabili della sede che lo possono fare, definire appunto nuovi tipi di sensori, nuovi tipi di misuratori ambientali. Mentre gli utenti normali di fatto gestiscono i cruscotti, quindi piazzano. Configurano i vari tipi di sensori all'interno di quelli che abbiamo chiamato ieri cruscotti. C'era un punto che era ancora rimasto in discussione aperta, quindi qui ho messo 3 oppure 2, che è relativo a chi può creare eventualmente dei cruscotti pubblici. Solo responsabili di sede, cioè ovviamente o di azienda, perché tutte le volte che parliamo di responsabili di sede di livello 2 comprende anche tutti coloro che sono nel livello 1. Solo coloro che sono nel livello 2 o 1, oppure qualsiasi utente generico può condividere e rendere pubblico un proprio cruscotto. Beh, questa è una questione, se vogliamo, di policy fine, che significa permettere o non permettere di mettere una casellina pubblico, no, a un cruscotto creato da un utente normale rispetto a un cruscotto creato da un utente di livello 2. Se volessimo immaginare un processo più complesso, potremmo dire che qualsiasi utente può creare dei cruscotti e il responsabile di sede può trovare utile il cruscotto fatto da un certo utente e rendere pubblico quello là, quello dell'utente, però diciamo, si complicano già le vita. Quindi effettivamente tutto questo blocco di livello 3 sono le funzioni principali degli utenti normali, il blocco di livello 2 è la gestione del sensore che è data ai responsabili di sede e poi ci sono funzionalità più, diciamo così, critiche dal punto di vista della sicurezza, e quindi qui è dove emerge essenzialmente un po' di differenza tra i vari ruoli. E poi c'è la parte pubblica del sito che avevamo disegnato di qua, l'home page, le pagine informative. Quindi questa è un po' la conclusione del lavoro che avevamo iniziato ieri. Poi
Poi sono sicuro che pensandoci, giocandoci, altre funzionalità sicuramente vengono in mente. Alcune cose che qui abbiamo scritte sembravano semplici, in realtà poi si scoprirà che saranno articolate, ma questo in sottofunzioni, questo poi lo scopriremo andando avanti. Questo documento qui non è morto, non è congelato oggi, ma è un documento che inizia oggi e va avanti, no? E ci accompagnerà nel progetto, poi magari creando dei sottodocumenti per alcune delle parti. È solo una mappa per evitare di dimenticarci qualcosa. I passaggi successivi quali sono? No, l'abbiamo già accennato ieri. Oltre, questa l'ho chiamata pomposamente analisi funzionale. In realtà l'analisi funzionale dovrebbe essere molto più, non una videata di questo genere, ma tipicamente un documento di 30 pagine, no, in cui vai a spiegare le cose. Noi ce le siamo spiegate a voce e per il momento ci può bastare, no? Se conoscete qualcuno, avete già avuto esperienza in azienda, vedete che molto spesso quando si progettano applicazioni di questo genere, i primi mesi si spendono a produrre carta, carta, diagrammi, elenchi, tabelle, perché prima di partire con la programmazione effettivamente ci vuole un'analisi abbastanza di dettaglio. Poi dipende dal processo di sviluppo software che adottano le varie aziende, ma sicuramente un livello minimo di analisi, diciamo, una serie di documenti di analisi vanno prodotti, anche e soprattutto quando poi la realizzazione verrà affidata non a una persona come qua, ogni ciascuno si fa il proprio sito, ma a un team di persone, ciascuna delle quali dovrà lavorare su un pezzettino e quindi dovrà avere scritto da qualche parte le specifiche più dettagliate. Ma noi per fortuna lavoriamo in un processo molto semplificato. Quindi a valle dell'analisi funzionale, dicevamo già ieri, servono almeno due cose. Prima di partire, prima di scrivere, io qui non ho aperto Eclipse, eh? Non è ancora ora. Ci servono ancora almeno due cose, su cui forse potremo ritornare più avanti, ma almeno dobbiamo partire. Uno è l'idea di come organizzare queste funzionalità in una mappa di un sito, in un layout di un sito, in una serie di percorsi di navigazione e contemporaneamente, perché le due cose sono molto intrecciate, un'idea di layout di pagina, quindi come è impostato il sito visivamente e quindi dove andare a mettere i vari link, le varie funzioni. Quindi sono due diagrammi che dobbiamo portare avanti in parallelo, farci un'idea, decidere, no, come dovrà essere fatto il sito, dove mettere le varie funzioni e contemporaneamente, contestualmente, immaginare e cominciare a descrivere quali sono le sequenze delle operazioni possibili. Qui abbiamo 20-30 funzioni diverse, non possiamo pensare di avere tutte nell'home page, tutti i bottoni per ciascuna di queste funzioni, no? Dobbiamo pensare, ad esempio, la parte di gestione dei cruscotti sarà articolata in una serie di pagine intermedie che dovremo studiare. Come ci arrivo, come ci esco, come lo salvo, come lo modifico, eccetera. Quindi quali sono, se vogliamo, poi le dinamiche vere di interazione col sito. Allora, io ho cominciato a lavorare su questo con un altro strumentino di sketching. Questo programmino si chiama Pencil, è un'estensione di Firefox. E di fatto permette di disegnare degli sketch, no? Degli schemi a mano, quasi a mano libera, per farsi un'idea, per impostare, no? Quindi se, ad esempio, partendo da zero, per non darvi già quello che ho fatto, no? Partiamo da una pagina bianca. E su questa pagina immaginiamo che sia la finestra del browser e possiamo andare a posizionare degli elementi. Qui non stiamo scrivendo HTML, però stiamo visualmente componendo qualche cosa che ci deve convincere o meno. Quando ci convincerà, dovremo passare prima dalla fase di, o prima, dopo, diciamo così, in parallelo dovremo passare a due fasi successive che sono la progettazione della grafica. Cioè qui mettiamo degli elementi, dei titoli, diciamo qua ci deve essere un'immagine, poi questa immagine qualcuno deve fare, i colori qualcuno li deve decidere, le sfumature, i bordini, i bottoncini, eccetera. Sono tutti elementi grafici che qualcuno, no, chiaramente dovrà realizzare, tipicamente ci sono persone che abbiano competenza grafica per fare questo.
e contemporaneamente l'HTML, che sia in grado di tenere insieme, perché un grafico ti fa un bellissimo Photoshop, quando va bene forse un HTML, ma poi tutti i dettagli per creare l'HTML valido e crearlo in modo dinamico, il grafico non te lo fa, quindi dall'altra parte ci vuole competenze di programmazione, di progettazione HTML, per dare semplicemente il vestito alla pagina. Per cui io ho provato a immaginare un layout abbastanza classico, per non farci troppo del male, un layout a 4 blocchi, che trovate in moltissimi siti, dov'è che c'è il pannello, ecco, per esempio questo pannello qua, 4 blocchi che possono essere un blocco di intestazione, che più o meno possiamo, dai su, vai dove voglio io. No, quasi tutti i siti normalmente siamo abituati ad avere una parte comune che è composta da un pannello di intestazione in alto più una colonna di sinistra, no? In cui ci sono le funzioni, i comandi, il link, i menu eventualmente. Poi spesso abbiamo anche una area in fondo alla pagina. Adesso la presenza o meno dell'area in fondo alla pagina comincia a essere messa in discussione, se andate a vedere, molti siti recentemente usano una tecnica che viene detta dello scrolling infinito, cioè man mano che vai giù si aggiungono contenuti da sotto e quindi di fatto non arrivi mai al fondo della pagina, quindi i contenuti che precedentemente erano al fondo della pagina bisogna trovargli un altro posto. Questo ad esempio è ciò che sta facendo Google, sta spostando sulla colonna di destra i contenuti che all'inizio erano in fondo alla pagina, ma sono layout che stanno sperimentando i grandi siti. Quindi tipicamente in basso ci mettiamo il link alle informazioni legali, alla partita IVA, informazioni così di contesto, più qualche link all'help eventualmente, vediamo. E poi c'è il pannello principale, che è quello dei contenuti. Dai, è qui. Che occuperà la gran parte della pagina. Adesso io qui sto andando avanti un po' a occhio, in realtà bisognerebbe, ma lo possiamo fare in una fase successiva, no? Uno dei lavori che farà il grafico è quello di dare delle cosiddette proporzioni armoniose al tutto, no? Decidere le percentuali di spazio occupato, spazio vuoto, spazio pieno, cosa che non fate mai fare un informatico, perché non ha il gusto necessario mediamente. E vabbè, su questo scheletro possiamo andare a posizionare i vari elementi e cominciamo a immaginarci non solo l'aspetto ma poi anche la funzione dei vari elementi. Qui non stiamo facendo solamente appunto un lavoro grafico, ma stiamo immaginando anche i percorsi di interazione. Adesso qui non voglio farlo da zero insieme perché ci porterebbe via un po' di tempo, provo a riprendere quello che avevo già preparato. Questo programmino qua permette di creare più pagine, quindi ne ho creata una che ho chiamato Basic Layout, che è lo scheletro comune a tutte le pagine del sito. Su questo ci sarà da lavorare parecchio, in termini di HTML, in termini di grafica, ma una volta che è definito, il resto del sito deve semplicemente, tra virgolette, semplicemente, pensare a riempire questi due blocchi, che ho chiamato sidebar e content body. La sidebar, e qui comincio a fare delle scelte, o ipotizzare delle scelte di navigazione. Nella sidebar ci posso mettere i menu, e poi pensiamo quali devono essere questi menu. Sicuramente c'è il menu di scelta e forse anche di gestione dei cruscotti, sicuramente per gli utenti di livello 1 e 2 e 0 ci dovrà essere un menu di gestione, a seconda del livello, solo delle sedi, oppure dell'azienda, oppure degli utenti. Poi, non so, forse qualcos'altro. E a destra ci dovrà comparire qualcosa in funzione di ciò che scelgo nel menu di sinistra. Quindi se sul menu di sinistra scelgo un pannello, visualizzo un pannello, allora a destra dovrà un cruscotto. Sulla parte destra dovrà essere occupata il più possibile dal contenuto del cruscotto.
Se sulla parte sinistra invece seleziono la funzione per, che ne so, creare, definire un nuovo cruscotto, allora sulla parte destra ci dovrà essere l'interfaccia che mi permette di scegliere quali sensori inserire in quale ordine all'interno di questo cruscotto. Quindi la parte destra è a servizio, se vogliamo, delle operazioni vere che deve fare l'utente. La parte sinistra è quella che attiva, se vogliamo, la singola operazione. Non mi sto inventando nulla di nuovo, sto cercando più o meno di copiare le modalità di interazione che vedo sui siti che normalmente utilizzo, cercando di adattarla a questo caso. Tenete presente che uno, qui non facciamo interazione uomo-macchina in questo corso, ma uno dei principi di usabilità in generale è di non sperimentare cose nuove o diverse da ciò che fanno gli altri. Nel senso che copiare modalità di interazione è una cosa buona, perché l'utente sa quando arriva sul sito, è più comodo per noi copiare delle cose che già esistono in termini di tipo di interfaccia, ma anche per l'utente nel momento in cui arriva si trova già immediatamente le cose nel posto in cui se le aspetta e non deve imparare un modo nuovo e diverso, no? Di interagire col mio sito, che è diverso rispetto al 99% degli altri siti che visita. Quindi conviene a tutti, no? Attenersi a quelle che sono le best practice, anche in termini di modalità di interazione. Ovviamente queste best practice cambiano nel tempo, cioè 5 anni fa era diverso da oggi, e tra 5 anni sarà probabilmente ancora diverso. Oggi lo stiamo creando e poi sapremo che lo dovremo mantenere. Quindi per questo sto cercando più o meno di copiare o ispirare. Nella parte alta chiaramente ci sarà un logo, ci sarà la scritta del sito e poco altro. E poi ho cominciato sulla base di questo a immaginarmi dei contenuti da metterci dentro. Allora io, prima di farvele vedere, vi faccio solo vedere il titolo, perché poi proviamo a pensarle insieme. Ho provato a pensare, ci sono almeno due macro tipologie di pagine. Direi forse più tre, la terza invece è più complicata. La prima macro tipologia sono le pagine pubbliche, quello chiamata public home page, cioè tutte quelle pagine che sono identificate col 4. E in 4 che cosa devo avere? Devo avere l'home page, pagine informative, che qua è messo al plurale, e poi la funzionalità di login e l'elenco delle aziende. Allora, dobbiamo immaginarci per la parte pubblica del sito, cioè fino a quando l'utente non fa login, devo riuscire a metterci queste 4 cose, quelle identificate dal pallino numero 4. Come farlo? Come non farlo? Ci sono tanti modi. Direi che la variabile forte in questo caso è questo pagine informative. Quante sono? 2 o 200? O 20? Se sono 2, se sono 20, se sono 200, mi cambia abbastanza radicalmente il tipo di design che farò. Se sono solo 2, posso rendere tutto, alla fine vorrà dire che saranno l'home page più le due pagine informative, il login, non è una pagina a sé stante, è un pezzettino della pagina, quindi non lo conto, e l'elenco delle aziende e fa 4, sono 4 pagine in tutto. Allora potrei renderle effettivamente tutte raggiungibili direttamente dall'home page. Se anziché 2 fossero 2, 3 o 4, insomma, fossero 20 o 200, allora ho bisogno già di un sistema di navigazione, di menu, sottomenu, categorie, sottocategorie, molto più articolato. Quindi già questo diventa già quasi un sito a parte, no? Un progetto a parte, di fare la parte di navigazione nei contenuti pubblici del sito. Io per il momento ho fatto l'ipotesi, no, di avere poche pagine informative, sia per economia, sia perché in realtà poi questo sito il grosso del lavoro lo farà per gli utenti registrati. Quindi di fatto queste pagine informative contengono un minimo di informazioni promozionali del sito e poco altro. Allora io me lo sono immaginato in un certo modo, ma non sono ancora del tutto soddisfatto, neppure di questo modo, l'ho immaginata così. Oh.
Tra l'altro questo programmino qua è carino perché ti permette quando crei una nuova pagina di partire non dallo sfondo bianco, ma di usare come sfondo un'altra pagina già fatta, così, no? Ti obblighi a mantenere la coerenza. Io me la sono immaginata così, c'è la funzionalità di login, l'ho messa là in alto a destra, adesso con due campi di testo e un bottone, poi lo si può fare bello, lo si può studiare meglio, ma questo ci penserà poi il grafico, no? Capire se mettere uno sotto l'altro, metterli tutti in fila, se il bottone di login scriverlo o non scriverlo. Sono dettagli. Possiamo pensare a dedicare l'angolo in alto a destra al profilo utente, no? In generale. È abbastanza una prassi comune, anche questa. Allora il profilo utente significa quando non sono loggato la possibilità di loggarmi, quando invece sono loggato, sono collegato, le informazioni sulla persona. E più la funzionalità di logout. Qui non c'è, l'abbiamo detto, la possibilità di registrarsi autonomamente, quindi non c'è il link registrati al sito, no? Perché abbiamo detto che qualcun altro sempre dovrà registrarmi, dovrà caricarmi. E quindi, pensando a poche pagine informative, ho pensato ad esempio a un layout di questo genere, no? A tab o sezioni, ma significa avere, in questo caso ho pensato, 5 tab, 5 pagine che sono direttamente raggiungibili dall'home page, è un modo come un altro, no? Quindi l'home page ha un po' di informazioni, poi features potrebbero essere le caratteristiche, no? Le funzionalità del nostro sito, no? Quella brochure promozionale, guarda che con il nostro sito puoi fare questo, puoi fare questo, puoi fare quest'altro, i nostri attuali clienti sono questi, quindi cliccando su customer si arriva all'elenco dei clienti che qualcuno ha richiesto, no? Abbiamo aggiunto nell'analisi funzionale ieri, qualche informazione sul quanto costa abbonarsi al nostro servizio, quindi ci sono prima i benefici, poi ci sono i costi, poi ad esempio una linguetta about us, chi siamo, chi è l'azienda che ha creato il sito, quali sono le informazioni di contatto, le tipiche cose. Queste sono le macro cose che mi sono venute in mente. Se sono 5, può andare bene un layout di questo genere. Se anziché 5 fossero 10, allora non ci stanno 10 linguette là in alto e converrebbe probabilmente mettere una serie di link sulla sinistra, quindi avere un menu laterale piuttosto che un menu in alto. A un certo punto dovremmo decidere, dovremmo saperlo. Prima di partire, diciamo così, con la progettazione grafica, dovremmo avere un'idea più precisa, non tanto del contenuto, io qui ci ho messo un testo casuale. C'è un sito che non so se conoscete, si chiama L-Ipsum, l'abbreviazione di Lorem Ipsum, che generano, sono siti da cui di fatto generano del testo casuale pseudo-latino, no? Ma inventato, non è una versione di Catullo o altre cose. È un generatore casuale di parole che è utile, no? Per popolare, per non lasciare lo spazio bianco, no? Per far vedere che lì c'è del testo. Però a parte non perdere tempo, ma soprattutto non distrarci col contenuto di ciò che viene scritto. Piuttosto che scrivere prova 1, prova 2, prova 3, prova 4, è meglio avere un testo, no, più pieno che anche se non vuol dire niente, è lo stesso. Tanto stiamo ragionando sul layout. Quindi, appunto, questo l'ho lasciato casuale, non mi interessa ancora cosa ci sarà scritto, ma mi interessa perlomeno quante pagine diverse ci saranno. Nel caso in cui siano poche pagine, io per quello che dicevo prima non sono del tutto soddisfatto ancora, perché non so cosa mettere nella sidebar. Cioè, con questo nell'home page arriva, parte, vabbè, c'ho il logo, c'ho il titolo, c'ho l'area di login, ho le informazioni e a fianco non c'è niente. Cioè, non so, c'è qualcosa che possiamo mettere, così è brutto. Allora, o l'home page, facciamo scomparire la sidebar o troviamo qualcosa di utile da metterci dentro. Lui ha un'idea, forse. Non ho capito. Qui c'è home, features, customers. Sì? Qualificazione, magari se c'è un eravamo
Sto cercando di pensare se questa cosa l'ho già vista da qualche parte. Ci sono, allora, cose del genere ci sono quando tu hai molto contenuto e quindi vuoi dare un'idea all'utente di dove si trova, no? Le cosiddette, le chiamano briciole di pane o breadcrumbs. Che c'entra? Avete presente Hansel e Gretel? Che per ritrovare la strada, quando facevano un percorso lungo, seminavano nel percorso le briciole di pane, no? Poi vabbè, la storia continua in modi anche tragici, ma. Quindi molti siti hanno una cosa di questo genere, che tra, qua addirittura c'è come elemento da poter utilizzare, no? Una cosa del genere, dice tu sei qua, sei home, sezione prodotti, sezione. Adesso lui diceva non esattamente questo, perché qui non abbiamo una gerarchia di contenuti, abbiamo solamente alcune pagine, metto la pagina precedente. Se, ma qui non ci siamo ancora i sensori, eh? Questa è la parte pubblica del sito. Non ho ancora fatto il login. Ok, quindi lui può vedere solo queste 5, 6, 7 pagine e basta. Metteresti il login. Quindi un box di login, questo lo sposteremo qua. E quindi poi anche a utente loggato queste informazioni le mettiamo lì. No, perché a me piacerebbe vedere che l'informazione del profilo tu sei Pippo sia nello stesso posto visivamente in cui prima c'era il login. No, come feedback dice ok, prima ti ho chiesto il login, adesso sei riconosciuto ma è nello stesso posto. Quindi login e logout lo voglio nello stesso posto. A me sta bene, è una scelta, o qui o qui. Però purtroppo noi dobbiamo fare delle scelte di layout adesso, che sono valide sia per la pagina pubblica che per le pagine successive. Mi va bene, non, adesso provo a spostarle così ci immaginiamo. Allora, riesco a farcela. Più questa. Sposta tutto. Qui non ci sta male, a parte che resta un po' vuoto lassù. L'unico problema che ho è che questa sidebar, quando sarò loggato, sarà abbastanza popolata già, sarà abbastanza piena. Quindi login metterlo come prima cosa e poi dopo mi vanno sotto le cose utili sui sensori, sui pannelli, non mi piace. Metterlo in fondo forse mi piace ancora meno. Quindi ho sono un po' restio per questo motivo. L'alternativa è quella di mettere i. Allora, o lo riempiamo, tanto appunto con login questa sarebbe una possibilità, però ho paura che mi riempia troppo la pagina successiva. Oppure si potrebbe pensare appunto che questi menu, anziché metterli a sinistra come linguette, li mettiamo qua come voci di menu. Adesso qui lo sto facendo una cosa molto brutta, perché questi sono fatti a forma di tab, in realtà dovrebbero essere delle voci di menu, ma proprio per vedercelo, no? Magari andrebbero anche allineati. Ma poi quando ci piace lo facciamo bene. Ok. Sì. E questa è la terza possibilità. È un'altra possibilità. No, lui dice non facciamo un layout unico con sidebar e body per tutto il sito, parte pubblica e parte loggata, facciamo due layout. Uno con la sidebar e l'altro senza. Quello con la sidebar per gli utenti loggati, quello senza per gli utenti non loggati. È un'altra possibilità.
cambia un po', però. Quindi, per questa sidebar, direi che le opzioni sono due. O ci metto il menu, e a questo punto però mi diventa obbligatorio, se, allora, se io avessi tante voci, anziché 5 ne avessi 10 o 15, allora andrei di sicuro per questa soluzione. La sidebar la uso come menu di navigazione. Se invece ne avessi poche, ho le due opzioni, ho le due possibilità, la sidebar la uso o per la navigazione comunque, oppure, come seconda ultima proposta, la faccio scomparire del tutto. Non c'è. E allora tutto il body si allarga, che è l'altra possibilità. Vabbè, teniamolo aperto per ora, tanto non ci cambia la vita. Significa, ci cambierà la vita quando faremo l'HTML, per cui anziché fare uno scheletro e quello scheletro lo usiamo sempre, dovremmo farne due. Un'altra cosa che mi lascia un po' dubbioso, che non abbiamo ancora deciso, è, supponiamo adesso di fare il login e quindi passare a una pagina che io ho chiamato logged on page, no? Pagina dell'utente collegato. Queste cose, on features, customers, eccetera, le mostriamo ancora o no? O diventano non più raggiungibili una volta che hai fatto il login? Allora, queste 5 specifiche secondo me non servono più. Cioè, una volta che sei loggato, cioè, il dipendente della sede dall'Italia dell'azienda che ha fatto il login, che gli frega di quanto la sua azienda paga il servizio, no, del pricing, no, addirittura dopo che ha fatto il login. Se però questa cosa qua potesse, cioè, dovesse crescere e quindi contenere altre informazioni, tipo, che ne so, la documentazione, le istruzioni, il manuale d'uso, cose di questo genere, allora forse alcune funzioni, diciamo così, di tipo informativo, alcune pagine informative dovrebbero essere ancora accessibili anche all'utente loggato. Noi nel diagramma non siamo entrati in questo dettaglio, abbiamo detto queste pagine informative sono accessibili se non sei collegato. Poi avevamo anche detto, ma guarda che tutto ciò che può fare l'utente 4 devono poterlo fare anche gli utenti 3210. Allora, se siamo fedeli a questa frase che avevamo detto, senza pensarla in tutti i casi, senza declinarla in tutte le sue conseguenze, dobbiamo fare in modo che gli utenti, anche dopo loggati, possano ancora accedere alle pagine informative. E poi ci inventiamo come. Oppure, però a questo punto la sidebar comincia a starmi stretta. Perché se queste cose le devo lasciare e poi ci devo aggiungere tutte le funzioni vere, non so, sto ragionando insieme a voi, ecco, quindi non ho una soluzione in mente. Ragioniamo sui problemi e poi prenderemo delle scelte. Se invece si dice che l'utente, una volta che ha fatto il login, queste cose non le vede più, tra virgolette è più facile, perché ci si può concentrare sull'interazione dell'utente loggato. Qui dipende un po', se vogliamo, provate a immaginare i siti che ci sono in giro. Ci sono dei siti che sono pensati prevalentemente per essere visitati da utenti non loggati, ma pensate ai blog o cose di questo genere, in cui tutto il contenuto è sempre accessibile. Ci sono degli altri siti invece in cui se non hai fatto login di fatto non puoi far nulla. Quando fai login cambia completamente. No? Pensate ai social network o cose del genere, finché non sei entrato non vedi delle pagine stupide e basta. Pagine stupide a cui forse non puoi rientrare dopo che, non puoi più vedere dopo che sei entrato, quindi sarebbe più quest'ultima scelta. Dimmi. Quindi se una volta loggato, io questo menu, tu mi stai dicendo, se interpreto correttamente, non gli faccio occupare spazio una volta loggato, però do un link da qualche parte che mi permette di farlo ricomparire, è una possibilità. Adesso poi dobbiamo studiare dove.
Va bene. Allora, questa qui, diciamo così, temporaneamente possiamo magari immaginare che sia questo il layout. E così abbiamo trovato una ragione d'essere per questa sidebar. E poi c'è la pagina invece dell'utente loggato. Io anche qui ho provato già a metterci dentro delle cose. E proviamo a ragionarci insieme. Io ho provato a riempirla così, non è ancora finita. Allora, perché ci sono un paio di cose di cui sono più o meno convinto, poi magari mi fate cambiare idea, ma come sui bottoni del tab. Uno è che là in alto a destra dove c'era il login, adesso ci mettiamo l'informazione di profilo. Quindi se vogliamo usare diciamo così, gli standard dei social network, c'è il nome dell'utente che in realtà è anche un link per andare a modificare, beh, poi dipende dai social network, dai vari siti, in alcuni casi ti va a modificare le informazioni di profilo, se non altro visualizzare il tuo profilo e puoi andare da lì a modificarlo. Quindi il nome l'ho scritto come link. Sotto ci ho messo l'azienda, perché questo è un sito, se vogliamo, aziendale, quindi. E poi il logout, poi che siano link, che siano bottoni, che siano immagini, vabbè, ci penseranno. E poi nel body effettivamente c'è, nel 90% dei casi, un cruscotto. Allora io qui ho immaginato un cruscotto fatto di due componenti, un sensore e il sensore bacheca. Abbiamo detto che c'è un sensore speciale, la bacheca la trattiamo come un sensore speciale, un blocco che posso inserire nei cruscotti dove voglio, o se voglio. Ma adesso qui ho buttato giù quattro cose, ho pensato che ci potesse essere nella bacheca un elenco di post e poi la casellina di testo in cui io posso scrivere il mio e condividerlo. Adesso qui ho messo una scroll bar a destra, ma poi vedremo se serve, se non serve. È tutto da immaginare. E poi sotto ci ho messo invece un sensore, l'ho chiamato temperatura, in realtà non si chiamerà mai temperatura, si chiamerà temperatura del locale tal dei tali. E io qui l'ho pensato, non so, con un grafico, magari qui, un'immagine, e poi a fianco alcune informazioni, magari la temperatura attuale, il minimo, il massimo, la media, non lo so. Alcuni dati calcolati da questo sensore. Potrebbe essere minimale, nel senso che non c'è nulla, c'è solo scritto temperatura attuale, corrente, temperatura attuale, corrente non è in italiano. Uguale a 21 gradi e basta, no? Magari la versione 1 dei nostri sensori sarà semplicemente quella, mi dà il dato attuale. E poi si possono fare più belli, via via. Quindi questo è un po' allora sulla sinistra invece non ci ho ancora pensato, ci possiamo pensare insieme. A questo punto ci sono tutti i menu operativi. Quindi allora ci sono i menu operativi tra cui sicuramente ci vuole un menu di gestione dei cruscotti. No, che è la cosa. Dobbiamo dare all'utente la possibilità di scegliere cruscotti, modificarli, crearli, eccetera, no? Scegliere quale visualizzare e poter modificarli. Allora, un modo potrebbe essere quello di immaginarci, fatemi fare una scatolina qui. No, non si fa così, si fa col drag and drop. Una scatolina qui, allora qui ci sono vari modi, no? Vari modi di realizzare questa cosa. Un modo, se vogliamo, quello più moderno. Le funzioni, abbiamo detto, devo scegliere il cruscotto da visualizzare. Quindi per sceglierlo devo perlomeno avere il link con i vari nomi dei cruscotti che ho definito. Quindi ci mettiamoci del testo.
io lo scrivo come link, anche se poi visivamente non lo faremo vedere come link sottolineato, ma per ricordarci che quella è una cosa su cui cliccare, no? Cruscotto 1, cruscotto, vabbè, cruscotto mi piace. So, l'altro possiamo chiamare temperature, l'altro possiamo chiamare consumi, elettricità o altro. No? Quindi qui ci sarà un elenco che sarà più lungo o più corto a seconda di quali e quanti cruscotti io abbia definito o abbia scelto tra i preferiti. Quindi la scelta, una delle funzionalità, torniamo sulla nostra mappa di gestione cruscotti, è scegli il cruscotto da visualizzare. Quindi la realizzazione pratica della scelta del cruscotto da visualizzare è un elenco dei cruscotti definiti raccolti tutti in questa finestrella. Poi ci sarà da chiederci, immaginiamo che questo elenco sarà molto lungo o no? Se sarà molto lungo, se l'utente può definire 200 cruscotti, allora dovremo dargli come minimo la possibilità, per non allungare troppo questa casella, dà la possibilità di fare uno scrolling nell'elenco e magari una finestrella di ricerca testuale in cui un filtro, no? Lui può dire ok, scrivo le prime lettere, scrivo alcune lettere e mi fa vedere solamente quelli. Un minimo di funzionalità di ricerca in loco direttamente. E magari un'altra pagina da qualche parte dove c'è l'elenco completo di tutti che se li può vedere. Se invece immaginiamo che i cruscotti siano solo qualche unità, allora possiamo lasciarli anche tutti lì. Di nuovo, sono scelte di design che dipendono dalle funzionalità che ci aspettiamo del sito. Dopodiché, questa era una. Le altre funzionalità sono crea un cruscotto e modifica modifica un cruscotto, no? Sì, modifica il cruscotto significa aggiungere un sensore, rimuovere un sensore, riordinare sensori. Quindi fatemi fare un'altra operazione di raggrupparli, perché l'operazione di aggiungi un sensore, rimuovi un sensore, riordini il sensore nel cruscotto sono, le raggruppo in generale sotto le modifiche di un cruscotto. Questa qui non so ancora se la metterai lì o no, sulla modifica della proprietà. Allora, queste funzionalità come le realizziamo? Il crea e il modifica sono due cose abbastanza diverse. Allora, il modo che... Anche qua, pensando ai siti moderni, la modifica spesso avviene così. Dentro il cruscotto ho un bottone modifica. Edit, modifica, aggiorna, personalizza, chiamatelo come volete. La matitina di modifica. E quindi non ho una... No, un menu come si aveva nei siti precedenti, crea, modifica, aggiungi, eccetera, ma semplicemente sono elementi messi negli angolini giusti, nell'interfaccia grafica, che l'utente si aspetta di trovare. Volendo potremmo avere modifica o cancella, elimina. Direttamente qua un bottone elimina. Io in realtà il bottone elimina preferirei metterlo dentro la modifica per evitare che uno lo prema per sbaglio, dargli almeno due passaggi. Mentre invece crea nuovo cruscotto, lo possiamo mettere qua, nella
sidebar dove c'è l'elenco dei cruscotti e in fondo possiamo mettere crea, aggiungi. Prendiamo un bottone, crea e magari già gli permettiamo di scegliere il nome. Quindi, no? Non so se vi piace, l'elenco dei link con cui scelgo il cruscotto che verrà visualizzato sulla pagina di destra. Poi un bottone crea, che è qui all'interno, che richiede che l'utente scriva il nome che vuole dare a questo nuovo cruscotto. E poi il bottone crea funzionerà solamente se il nome che ho dato, se ho scritto qualcosa e se il nome magari non è già un duplicato di uno che esiste, altrimenti mi salta fuori l'errore, ma sono dettaglini. E poi c'è il bottone modifica che abbiamo messo qui. In entrambi i casi, no? Ciò che succede quando clicco su crea o quando clicco su modifica, andrò su una pagina diversa da questa, che è la pagina di modifica cruscotti, di gestione della modifica del cruscotto. Una differenza è che se clicco su modifica, modifico il cruscotto che c'è già. Se invece clicco su crea, me ne crea uno vuoto, o magari con un'impostazione di default, magari dentro ci mette già la bacheca, perché immaginiamo che l'utente la voglia sempre in tutti i cruscotti, oppure no, non lo so. Possiamo decidere qual è l'impostazione base di un cruscotto appena creato, vuoto oppure che contenga già alcuni tipi di sensori. E poi ci immaginiamo quindi come sarà fatta la pagina di modifica sensori. E quindi se sarà un'altra, non di modifica sensori, pardon, di gestione cruscotto. Quindi cominciamo già, fatemi salvare prima di perdere tutto, perché non si sa mai, a creare una nuova pagina che chiamiamo gestione cruscotti. Crea o modifica. Sempre applicato al basic layout. Quindi qua, gestione cruscotti, dovremo farla, no? Questa pagina. Cioè se è insegnata sarà diversa, sarà specifica. E quindi risolta quella pagina che è ancora tutta da pensare, tutta da progettare, abbiamo praticamente... No, risolto, no, ma pensato a come realizzare le funzioni crea un nuovo cruscotto, modifica un cruscotto e queste sono le funzionalità che metteremo in quell'altra pagina, o quell'altro insieme di pagine, magari ce n'è più di una. Rendi pubblico o privato il cruscotto, può essere una proprietà del cruscotto, quindi fatemela spostare ancora qui. No? Quando sono nel cruscotto, modifica cruscotto, avrò magari dei bottoncini da selezionare, pubblico, privato, eccetera. E poi ci sono tutte queste funzionalità sui cruscotti pubblici che invece, questo l'abbiamo fatta, c'è il cruscotto da visualizzare. Queste tre, visualizza i cruscotti pubblici, marca, smarca un cruscotto pubblico come preferito, sono ancora da fare, no? Quest'altro visualizza elenco cruscotti personali, in realtà l'abbiamo già fatta perché non è altro che questo elenco che c'è qui, quindi non richiede altre funzionalità, altri sviluppi. Sul discorso dei cruscotti pubblici magari ci torniamo più avanti, perché abbiamo detto nella versione 1 probabilmente non lo mettiamo, diamo una priorità.
se no chiaramente dovremmo aggiungere qua qualche cos'altro che mi permetta di andare di vedere i cruscotti di altri e quindi porti una pagina nuova di ricerca, di navigazione in cruscotti altrui. Sinceramente non ci ho ancora pensato molto. Però vorrei andare avanti sugli altri temi per immaginare cos'altro ci va a finire qui, poi magari torniamo sui cruscotti pubblici. Quindi fatemi fare solo un po' di spazio. Allora, questo è di fatto l'unica cosa che serve, no, a un utente di tipo 3, se non sbaglio. L'utente di tipo 3 ha bisogno d'altro? No. Beh, logout ce l'abbiamo. Tutte queste cose dei cruscotti, questo modifica il cruscotto, dobbiamo pensarlo, quello sui cruscotti pubblici anche, però diciamo così, fanno parte di questo design, la bacheca ce l'abbiamo, non abbiamo ancora deciso, filtra i post mostrati come realizzarlo, ma questo è facile perché basta qui su questo elenco, adesso andrà poi disegnato per bene questo blocco, mettiamo poi dei link, una casellina, una piccola tendina che ci permetta di selezionare e di filtrare, ma questo è facile. Quindi l'utente di tipo 3 vive così. Poi dobbiamo pensare alle opzioni per l'utente di tipo 2. L'utente di tipo 2 in più ha, di fatto ci sono due, di tempo 2 o 1 o 0, no? Ci sono tre grosse aree, gestione utenti, gestione aziende e gestione sensori. Allora, questi non li possiamo proprio copiare da come avevamo fatto, o meglio, noi qui avevamo fatto una scelta di mostrare direttamente l'elenco dei cruscotti e poter interagire direttamente con essi. E avevamo detto, questo va bene se il numero di cruscotti è intorno a qualche unità, 10 come limite massimo ipotetico. Allora chiediamoci, perché poi se c'è una modalità di interazione nel sito, se riusciamo a usare la stessa modalità per altre funzionalità è sempre meglio. Chiediamoci, per altre funzionalità tipo utenti, aziende o sensori, possiamo pensare di fare la stessa cosa? Un blocchettino con l'elenco, cliccando questo le visualizza, ne visualizza i dettagli oppure crea uno nuovo? Su utenti no. Beh, potenzialmente saranno tanti gli utenti, non mi serve, non riesco ad avere l'elenco completamente di lato. Idem per le aziende. E non saprei per le sedi. Quante sedi può avere un'azienda? E ancora di più per i sensori, che magari sono effettivamente magari centinaia. Quindi purtroppo non possiamo usare la stessa idea. Allora, ci sono due opzioni minimali. Un'opzione minimale è questa, che è quella di dire, va bene, visto che non possiamo creare, adesso poi vediamo se è vero, una possibilità potrebbe essere di aggiungere un blocco qua. Ce la faccio, una voce di menu, un link che posso chiamare gestione sensori e un altro più sotto che posso chiamare gestione utenti. E dove gestione utenti magari mette dentro sia gli utenti che le aziende che le sedi, perché poi, no? Dai, ce la faccio.
Questo è un modo molto semplice di risolvere la cosa. Tra l'altro è il modo attraverso cui possiamo andare, se vogliamo, a recuperare alcune delle pagine informative che avevamo nella parte pubblica. Ci mettiamo dei link, quindi in realtà abbiamo un unico menu attivo, no, video interattivo, che è quello dei cruscotti, e gli altri sono semplicemente dei link ad altre pagine. Questa è la più semplice che ci viene in mente. Non so se già qua, ovviamente gestione sensori sarà visibile solamente agli utenti di tipo, dal tipo 2 in poi, dal gestore di sede in su. Gestione utenti sarà possibile, beh anche lì, se lo mettiamo come link generico gestione utenti, il tipo 2 fa alcune cose, che può già gestire gli utenti relativi alla propria sede. E quindi in realtà entrambi i bottoni compaiono dal tipo 2 in avanti. Poi sappiamo che quando andremo in gestione utenti, le funzioni specifiche che potrà diciamo così, richiamare un utente di tipo 2 sono di meno rispetto a quelle degli utenti tipo 1.0. Ma il dettaglio, la differenza qua non la vediamo ancora, la vediamo nella pagina successiva. Adesso, prima di dire va bene così, proviamo a chiederci, riusciamo già a immaginare qualche funzionalità interattiva da mettere, qualche compito da dare a questi due bottoncini, in modo da farli direttamente in questa pagina, oppure ci accontentiamo col fatto che siano un link e poi ci pensiamo nella pagina successiva? A me non viene in mente niente. Direi che non sono il solo. Boh, teniamola buona per ora, così. Questo vuol dire che stiamo mettendo, purtroppo, in bilancio di creare almeno una pagina gestione sensori, sempre che si basa sullo stesso basic layout, e almeno un'altra pagina gestione utenti. Ok? Gestione cruscotto, gestione sensore e gestione utenti. Dobbiamo immaginare come farle. È chiaro che qui stiamo disegnando delle cose, è facile, no? Disegnare non impegna. Il problema è che poi per ciascuno di questi elementi della pagina bisognerà, uno, saperlo fare venire bene in HTML, a parte la grafica. No, in HTML come faccio a fare le due colonne, come faccio a mettere i bottoncini che si allargano, che si riducono, la scroll bar, eccetera? Beh, questo aspettate dopo l'intervallo. No? Che vi raccontiamo qualcosa sui fogli di stile che servono per gestire l'impaginazione, l'inscatolamento delle informazioni, sfondi, margini e cose di questo genere. Quindi la componente, se vogliamo, visuale, l'HTML, che sia in grado di generare questo. E poi c'è l'altro problema più serio del codice lato server che poi genererà questo HTML. Però tutto sommato, avendo la base dati, sapendo quale HTML devo generare, tutto sommato ciascuno di questi blocchi non è un problema. Il problema, la complicazione su cui ragioneremo, direi, la settimana prossima, sarà come faccio a tenere tutto insieme. Cioè, qual è il controller? E ce ne sono tanti, in un certo senso, no? Nel senso che se io clicco su qualcosa di qua, attivo un certo tipo di funzione, se clicco da un'altra parte, se clicco su post, attivo un'altra cosa. Quindi è come se avessimo quasi tanti siti diversi che condividono tutti lo stesso spazio, e ciascuno vuole fare qualcosa di suo.
Allora, questo è un po' la logica dei portali. Un portale è, per definizione, un sistema nel quale è possibile inserire vari pezzi di contenuto, ciascuno dei quali ha le proprie modalità di interazione interne. Esiste chiaramente tutte le tecniche di integrazione per i portali, adesso noi cercheremo di darci qualcosa di un pochino più artigianale per poter lavorare, però chiaramente il problema è che qui ho, se immaginiamo una view, questa view deve mettere insieme informazioni che provengono da sei posti diversi. Queste sono facili perché sono in sessione. Queste forse anche, o forse no, oppure le deve chiedere al Bing che gestisce l'elenco dei cruscotti dell'utente corrente. Questi sono solo dei link, però queste parti qua sono molto diverse tra di loro. Io non a caso ho voluto mettere la bacheca e un sensore nella stessa pagina per far vedere che probabilmente provengono da bin completamente diversi. Quali sono questi bin, di che tipo sono, l'ha deciso l'utente quando ha fatto il cruscotto, quindi non è che sia banale, no? Quando faccio il forward devo mandarti tutti i bin che ti servono, ma quale te li mando? Questo controller come fa a sapere tutto? Sono le domande che ci dovremmo porre, no? Ma per ora appunto sappiamo che sono problemi che dovremmo affrontare. Gestione del cruscotto, proviamo solo a immaginarcela. Un cruscotto è un insieme di sensori. Ciascun sensore viene pescato dall'elenco dei sensori che sono definiti per la mia azienda o per la mia sede. Questo non abbiamo ancora deciso, se l'utente può piazzare sul cruscotto solamente i sensori della propria sede presso cui lavora oppure qualsiasi sensore dell'azienda. Non so. Quindi è un elenco, devo decidere un elenco di sensori, quindi aggiungere uno nuovo, quindi cercarlo e trovarlo e riordinarli, mettere davanti uno dietro l'altro, cancellarli. E poi modificare le proprietà del sensore. Magari immaginiamo il sensore temperatura ha delle impostazioni che permettono di dire fammi vedere il grafico oppure non farmelo vedere, fammelo vedere dell'ultima ora, dell'ultimo mese o altro. Quindi io posso provare a immaginare, vediamo se funziona questo copia e incolla così. Funziona nel senso che mi dà un errore, allora facciamolo un pezzo alla volta. Quindi noi allora clicchiamo su edit, ok? Siamo nella pagina di modifica, avremo il titolo del cruscotto che diventa modificabile in teoria, l'utente ci può cliccare dentro e modificarlo forse. Poi abbiamo detto anziché edit dobbiamo dare la dunque cosa possiamo fare? Una delle funzioni che vogliamo aggiungere, prendo un bottone di qua e sicuramente vediamo sulla sidebar di sinistra che cosa ci mettiamo. Ci possiamo mettere elimina cruscotto, non l'avevamo voluto mettere nella pagina precedente per evitare eliminazioni incaute, può esserci un salva le modifiche, oppure no. Se ci pensate, anche qua abbiamo due stili di interazione abbastanza diversi. Uno stile più classico in cui entro in una finestra di modifica, faccio le modifiche e poi posso cliccare sul salva oppure annulla. Annulla non fa niente, salva, vabbè, modifica effettivamente l'elemento.
Invece, se pensate, che ne so, al modello tipo iPhone, io vado nella finestra di impostazioni e ciò che faccio è immediatamente operativo, non devo fare salva. Modifico delle impostazioni, poi quando torno indietro queste impostazioni sono cambiate. Quindi quando tocco qualcosa avviene immediatamente. Quindi il bottone non è più un salva, ma è un chiudi, un torna indietro. Non c'è bisogno di salvare. No? Sono due modi diversi, dimmi. È una scelta. Si può decidere di mettere edit e delete, no, modifica e cancella qua. Sì, un po' di conferma sono sempre. Io man mano che passano gli anni, no, che vedo, diciamo così, nuovi studenti arrivare, vedo che hanno il click sempre più facile. Cioè il tempo da quando compare un qualunque pop-up, quando loro hanno cliccato su ok, si riduce sempre di più. Loro, voi. Ma lo si vede con Eclipse, no? Quante volte uno ha dato ok a una cosa, poi cosa hai fatto? O quando si installano programmi o cose del genere. Quindi non è un vero paracadute, no? O meglio, va bene se poi implementiamo nel sito anche una funzionalità di undo, recupera ciò che ho cancellato. Allora dico, c'è un paracadute, ma il vero paracadute non è la conferma, bensì è l'undo, è il recupera, è il cestino. Io qui l'elimina l'ho nascosto un pochino. Cioè, non è che, non voglio farci una guerra di religione, va bene sia uno che l'altro opposto. Il problema è sempre, anche qua c'è lo stesso problema, una volta che l'utente ha comunque cliccato su elimina, anziché su salva, li ho messi vicini. Allora, se sbaglio il save è peggio. Beh, se sbaglio elimina io posso sempre pensare di avere un cestino. Perché ricordate che una delle regole dei database, almeno nel campo web, è che non si cancella mai niente. Mai. L'istruzione delete in SQL, dimenticatevela. Quando l'utente chiede cancella un cruscotto, tu semplicemente avrai un campo che non abbiamo messo nel database, non ci avevo pensato, ci arriviamo adesso, visibile sì no, abilitato sì no. Allora, quando l'utente dice cancella, tu semplicemente lo metti non abilitato. Poi chiaramente in tutte le query dovrai fare in modo di selezionare solamente quelli che sono abilitati, ma questo lo fa il Bing, no? Non è un problema. E ci avrà un metodo, questo Bing, che mi dice dammi i cruscotti che sono stati disabilitati, o i cruscotti, o gli utenti, o le aziende. Quindi cancellare significa rendere non più visibile, non significa eliminare dal database. Questo impariamolo come lezione generale. Delete non esiste. Delete significa update set abilitato uguale false. Perché non c'è motivo per cancellare qualcosa che ci è costato fatica a costruire e che comunque mi può dare informazioni. Immaginiamo noi quando a fine anno dovremmo fare che ne so, il bilancio aziendale e dovremmo tirare giù delle statistiche. Quanti utenti ho, quante volte si sono collegati, quanti cruscotti hanno creato, quanti sensori hanno utilizzato. E voglio avere lo storico di ciò che è stato fatto, non voglio averlo cancellato nel frattempo. Quindi serve sicuramente a me come sito, e oltre al fatto di rendere più facili funzionalità tipo l'undo, lo scancella, ripristina da una cosa cancellata. La cosa salvata, invece, tornare indietro da un save sbagliato è molto più difficile, perché vuol dire che io, ogni volta che salvo, anziché modificare i dati di quel cruscotto, di fatto ne sto creando uno nuovo, e quindi dovrei impostare un sistema di versionamento interno. Cruscotto temperature, versione 1, versione 2, versione 3, versione 4. Di queste versioni ce n'è l'ultima che è visibile, quelle precedenti invece sono in stato non visibile, devo poterci tornare indietro. Questo è molto più lavoro, molto più complicato. Se provo a pensare a siti che ti permettono di tornare indietro alla versione precedente o a due versioni precedenti dopo che hai salvato, non so se. E non è un caso perché è un casino.
è molto più difficile. Sì, Google Documents, ecco, cose di questo genere. Entro poco tempo, sì, entro poco tempo. Di fatto lui non esegue l'operazione immediatamente, perché non, in realtà una mail inviata non può essere riportata indietro. Semplicemente quando ti dice inviata, non l'ha inviata davvero, se l'ha tenuta da parte e l'ha invierà tra 30 secondi a meno che tu non prema nulla. Quindi è per ripensamenti rapidi. In ogni caso, pensate a perché purtroppo l'implementazione è terribilmente diversa. Pensate di avere un sensore di qua, non ne prendo uno a caso tanto per riempire il riquadro, in cui dico aggiungo, tolgo, modifico. Allora, nel caso in cui modalità, diciamo, di interazione, chiamiamola iPhone o iPad, ciò che aggiungo e tolgo viene immediatamente salvato. Allora, questo è facile. Perché io nel database ho il cruscotto, questo cruscotto è fatto di sensori, quando l'utente aggiunge un sensore io faccio la insert nel database e rigenero la pagina. Più difficile invece è, e quindi salvataggio automatico, più difficile è avere un'operazione di salva esplicita, perché tutte le operazioni che io faccio nel frattempo vanno a modificare un modello del cruscotto che non è quello vero che c'è nel database. Ma è uno temporaneo che mi devo tenere in sessione, lo tengo nel database con un nome separato, con un nome temporaneo, e poi solo quando faccio salva lo riverso effettivamente nel database. Perché ho sempre una versione che è quella l'ultima salvata e la versione attualmente in editing, attualmente in modifica. Se mantengo queste due versioni separate, allora posso fare quello che citava lui su Gmail. Quando faccio salva, questa versione che ho in memoria, posso istantaneamente salvarla sul database oppure farlo dopo un po', oppure tenere la storia, eccetera. Come questa versione non salvata venga memorizzata, può essere semplicemente con degli oggetti in memoria, in sessione ad esempio, oppure effettivamente sul database, su delle tabelle di appoggio che non sono quelle vere, perché poi se l'utente non fa salva sta roba va perduta. Quindi la modalità di implementazione è molto diversa in un caso oppure nell'altro. Direi che è più semplice facendo le modifiche immediate non avendo un'azione esplicita di salva. È chiaro che fare le modifiche immediate rende molto più difficile ripristinare una versione precedente, perché non hai una versione precedente, perché ogni singola azione, ogni singola cosa che hai modificato sarebbe una singola azione. Quindi per modificare magari hai 10 livelli di undo diversi, no? Un po' come quando scrivi con Word, fai CTRL Z, CTRL Z e torni indietro, ma di una parola, di una riga, di una formattazione, sono tante micro azioni. Dovremmo poi scegliere. C'era una... Vuoi dire qualcosa prima? Quindi, dobbiamo scegliere. In realtà abbiamo ancora un livello di conferma che è dentro il singolo blocco. Se noi possiamo dire che questo è, usiamo una modalità di salvataggio automatico e quindi questo di fatto è il tasto done, fatto, finito. Come lo traduco in italiano, done? Non ce l'ho presente. E le modifiche vanno avanti in automatico. In realtà le modifiche, cosa significa? Clicco ad esempio per cambiare il titolo e poi mentre sto editando il titolo ho ancora la possibilità di battere l'invio, che ne so, la spunta verde per dire conferma, oppure ESC, oppure la crocetta rossa per dire annulla la modifica, ma puntuale a quel titolo lì. Quindi in realtà... Dopodiché... Vabbè, questa è la filosofia generale che abbiamo pensato di adottare. I passi successivi, quali sono le funzioni da dare a questo? Quindi, ad esempio, qui al titolo abbiamo detto che vogliamo permettere di modificarlo. E quindi
magari ci mettiamo, lo metto solo qua per ricordarmelo, poi dal punto di vista visivo basterà cliccare sul nome. O metto un link o un'iconcina che me lo ricorda, oppure semplicemente spesso facendo clic sul nome mi permette di modificarlo. Poi ho i vari sensori. Allora, di ogni sensore ha un nome. L'avevo preso di qua. No? Quindi abbiamo temperatura, ad esempio. Di questo sensore sappiamo da dove arriva, quindi sappiamo che è il sensore 37 del piano 2 della portineria o qualcosa del genere. Informazioni che ci servono in visualizzazione, forse servono, forse no. In editing ovviamente devo avere informazioni precise su qual è il sensore di cui sto lavorando, sto parlando. Qui anche qui potrei avere cambia il titolo. Poi sappiamo che i sensori possiamo averne più di uno. Allora, il sensore, l'altra azione che posso dare, la metto magari con un bottone qua, è cancella, elimina. Poi se ne ho più di uno, dovrò avere, cioè, l'avevamo scritto nell'analisi funzionale, la possibilità di ordinarli, quindi sposta in su, sposta in giù, e quindi adesso qua non ho delle freccioline da mettere, fatevi mettere ad esempio un link, vai su e vai giù, up o down. Immaginate questo elenco, no? Posso spostare questo sensore sopra quello precedente oppure sotto quello successivo. E poi aggiungi un sensore nuovo. Aggiungi un sensore nuovo vuol dire essenzialmente la possibilità di ricercare adesso io qui non so se è una casella di testo oppure una tendina che me li presenta tutti, oppure una combinazione tra casella di testo e tendina, oppure volendo, sai, anche un pop-up più complesso che mi permette di trovare l'elenco. Avrò bisogno di una funzionalità che mi permetta di navigare attraverso i sensori predefiniti. E poi di aggiungerne uno. Ce la farà, no? Aggiungo questo bottone. Vabbè, qui c'è un bottone che si chiama aggiungi. E aggiunge il bottone al pannello. Quindi stiamo, no? Dovremmo aver tutto rispetto a quanto avevamo scritto qui. Modifica un cruscotto, significa aggiungi un sensore al cruscotto. E quindi ho una sorta di micro motore di ricerca di sensori che dobbiamo ancora pensare come fare. Ma semplicemente abbiamo già la tabella del database che elenca tutti i cruscotti, significa semplicemente andare a scegliere da quella tabella. Rimuovi un sensore dal cruscotto, ce l'abbiamo perché questo tasto elimina. Riordina i sensori nel cruscotto, dobbiamo mettere a ciascuno dei bottoncini a sali e scendi. Rendi pubblico o privato il cruscotto e potrebbe essere un'azione da mettere qui. Pubblico o privato, oppure un bottoncino da mettere qua in alto, verde rosso per dire se è pubblico o se è privato, adesso non l'abbiamo ancora fatto, per ora la metto qui, poi non è detto che ciò che c'è magari nel menu non sia replicato all'interno dell'interfaccia, è abbastanza frequente avere
un'interfaccia in cui posso fare la stessa cosa in più modi diversi. Quindi io qua per ora lo metto solo per non dimenticarlo, poi bisogna trovare una forma visuale. Dopodiché abbiamo tutto. No, esatto, modifica, manca ancora questo. Modifica proprietà del sensore nel cruscotto. Allora, questo significa che noi immaginiamo che ciascun sensore abbia delle informazioni e poi abbia delle proprietà da eventualmente da impostare. Io niente, non mi collabora più. Ah no. Io lo sintetizzo in questo modo per dire dentro il sensore, anziché visualizzare in questo caso i dati, perché non stiamo visualizzando nulla, visualizziamo un minimo di interfaccia utente attraverso cui si possono scegliere le eventuali impostazioni di questo sensore. Ogni tipo di sensore avrà delle impostazioni diverse, se la bacheca forse non ne ha, se il sensore vuol dire vuoi il grafico o non vuoi il grafico, vuoi la media o cose di questo genere. Quindi qua ci metto solamente gli elementi per dire questo è il sensore, no? Sono le impostazioni che dobbiamo dare al sensore nel momento in cui lo carichiamo. Le altre pagine tutto sommato sono più facili perché possiamo applicare lo stesso modello agli utenti, alle aziende, eccetera. Va bene, proviamo a fermarci qui e come dicevo il prossimo passo è, prima di pensare a tutti i Bing e i servlet che riescono a generare queste cose, almeno non riuscire a generare il layout, l'HTML, l'ho fatto più complicato, ma poi ciò possiamo semplificare. Va bene, facciamo un po' di pausa.